Siamo tornati a Casal Palocco a Roma, qui dove la vita di un bambino di 5 anni a bordo di una piccola autovettura con sua mamma è stata strappata via dopo un incidente con una macchina di grossa cilindrata guidata da Matteo Di Pietro, youtuber di 20 anni. Siamo tornati nuovamente qui perché la chiave per ricostruire la dinamica dell'accaduto sarebbe proprio in quella telecamera, su quel palo, la vedete, che avrebbe ripreso nitidamente il momento dello scontro. Lo youtuber, insieme ad altri tre amici e una ragazza che sarebbe salita poco prima, percorreva via di Macchia Saponara in questa direzione a 124 km orari con un limite di 50, una velocità che non avrebbe permesso di evitare l'impatto invece con la signora Elena e il suo bambino, che arrivava proprio da quella parte come quella macchina bianca e si accingeva a girare. Poi l'impatto. Per farvi capire meglio, ci mettiamo su una strada ad alto scorrimento e arriviamo a 124 all'ora, la velocità raggiunta dai giovani poco prima della disgrazia, secondo i magistrati. Guardate invece la velocità che avrebbero dovuto tenere i ragazzi su questa strada, 50 km orari. Don Giovanni Cristoforo, il parroco vicino alla famiglia della vittima, ha detto che nonostante il dramma, l'odio non è entrato nel cuore della mamma del piccolo scomparso. Matteo Di Pietro, il conducente, è l'unico indagato per omicidio stradale e si trova agli arresti domiciliari perché, secondo il giudice per le indagini preliminari, sussiste il pericolo di inquinamento delle prove e il concreto rischio che possa commettere ulteriori reati della stessa specie. Il ragazzo si difende dicendo che non aveva il cellulare in mano e che la macchina viaggiava a 65 km orari. Gli altri passeggeri non sono indagati e restano a piede libero.